Ecco a voi i vignaioli della Valle dei Laghi. Siamo a Fraveggio, all'inizio della valle, e la protagonista di questa giornata è l'uva Rebo. La vediamo qui. Un'uva che ci aiuta a capire Alessandro, il primo amico che incontriamo oggi. E il Rebo che uva è? Sì, Walter, il Rebo è un incrocio viticolo che nasce negli anni 50 dall'esperienza di Rebo Rigotti, un ricercatore di Padernione, a 2 chilometri da noi, che lavorava a San Michele all'Adige. Lui l'ha creata incrociando appunto una varietà tipica trentina, il Teroldego, con una internazionale, il Merlot. E questo è il risultato. Stiamo vedendo questa forma di quest'uva molto particolare, che si dice è molto adatta all'appassimento. Perché? Sì, è adatta all'appassimento soprattutto perché qui vedete gli acini sono abbastanza staccati l'uno dall'altro e permettono di fare una raccolta, posizionarla su delle cassette e lasciarla in appassimento per 40-50 giorni. Da questo appassimento nasce il vostro nuovo progetto, Reboro. Il progetto Reboro appunto nasce nel 2009 dai vignaioli del Vino Santo Trentino che, forti dell'esperienza dell'appassimento sulle uve nosiola fatte appunto per lungo periodo fino alla Settimana Santa, abbiamo deciso di produrre appunto il Reboro. Raccolta quest'uva viene messa in appassitoio, nello stesso appassitoio dove c'è l'uva nosiola, però con una caratteristica, un appassimento molto più breve. Noi abbiamo bisogno di 50-60 giorni di appassimento delle uve per avere una grande struttura, un grande vino molto generoso. A questo punto noi passiamo nel locale adibito all'appassimento delle uve di Rebo per raccontarvi questo progetto che nasce da questo territorio. Grazie. Con Marco Pisoni parliamo di un concetto che abbiamo imparato in tanti anni di buona agricoltura. Il concetto è che è il territorio che fa il prodotto. Abbiamo parlato dell'uva, ora parliamo del clima. Descrivendo il clima di questo territorio, Marco, cosa potresti raccontarci? Certo, il clima qui è molto molto particolare perché è influenzato da un vento importantissimo che si chiama Ora del Garda. Questo vento spira regolarmente tutti i giorni, di solito il pomeriggio, arriva da sud, appunto dal lago, e mitiga tutto l'ambiente, tutto il territorio. Qui siamo nel locale di appassimento, vediamo le arele tradizionali in legno e vediamo che l'ora arriva qui direttamente attraverso anche un sistema tecnologico. Ci troviamo in un appassitoio modernissimo realizzato quest'anno. Esclusivamente per la produzione del Reboro, dove l'uva Rebo rimarrà per una quarantina di giorni, e l'idea è stata quella di realizzare una serie di assi rimovibili per poter incanalare il vento nel modo migliore, in quanto al mattino abbiamo il vento da nord, ma quello più importante del pomeriggio che è appunto l'ora. Stiamo vedendo il locale di appassimento e bisogna dire che questa tecnica è una tradizione, se pensiamo al vino santo. Certo, noi non abbiamo inventato niente, non abbiamo copiato nessuno, noi abbiamo solo fatto un'innovazione su quella che è appunto la tradizione dell'appassimento dell'uva nosiola per la produzione del vino santo. Tecnicamente bisogna dire che il vento aiuta anche in questo periodo energetico, nel senso che non vengono utilizzati ventilatori o altri mezzi meccanici. Certo, la Valle dei Laghi ha questo vantaggio che ha un clima, un territorio adatto, molto adatto all'appassimento, perché in modo naturale le temperature, l'umidità è tutto ideale per l'appassimento. Stiamo vedendo le arele per l'appassimento e bisogna dire che questa tecnica è storica, è una tradizione della valle. Certo, noi non abbiamo inventato niente, abbiamo solo fatto un'innovazione su quella che è l'antichissima tradizione di questa valle di appassire l'uva nosiola per fare il vino santo.
Marco, grazie, abbiamo visto la vendemmia, l'uva, abbiamo visto l'appassimento, andiamo a scoprire il vino. Cantina, parliamo di Reboro, lo facciamo con Giampaolo, enotecnico che rappresenta la nuova generazione dei vignaioli qui nella Valle dei Laghi. Reboro, so che è un progetto ambizioso perché vuole affermare una tradizione, quella dei rossi passiti, quindi insomma un progetto anche ambizioso. Assolutamente. Diciamo rossi passiti, inizialmente una persona può subito pensare quindi a un vino dolce, no, è un vino che fa appassimento ma che viene fermentato a secco. Quindi per descriverlo è un vino sicuramente corposo, di grande struttura, dei profumi inebrianti, è un vino che anche può sostenere lunghi affinamenti. Diciamo che le due parole che secondo me lo descrivono al meglio sono tradizionalità, per il discorso di miglioramento genetico che Reborigotti fece in passato e che noi cerchiamo di esprimerlo al meglio, e vocazionalità, perché diciamo che è la varietà giusta che si trova nell'ambiente, nella zona pedoclimatica perfetta. Un vino che richiama anche la cucina, l'alta cucina, potremmo dire, no? Assolutamente, infatti è un vino che principalmente può andare bene come vino da meditazione, però è abbinato a grandi brasati o comunque carni importanti, ci sta molto bene, diciamo. Un vino identitario, in sostanza. Assolutamente, assolutamente. È l'identità della Valle dei Laghi. Ed eccoci di nuovo in vigneto davanti a una vendemmia davvero straordinaria, importante, con questo frutto del Rebo che fa tesoro dei tannini, degli antociani che vengono dal padre, cioè dal Teroldego, e dalla consistenza della buccia che viene dalla madre, ovvero dal Merlot. E qui incontriamo un altro amico, Silvio Rigatti, presidente della PT del Garda Trentino. Questo territorio, presidente, rurale, diventa una buona pratica, forse il simbolo, ecco, del turismo, del vino del Trentino. Per noi la Valle dei Laghi è un territorio straordinario che dal 2022 fa parte appunto del grande ambito turistico del Garda Trentino. È l'espressione massima dell'enogastronomia e dell'enoturismo ed è oggi un piacere per noi essere qui a valorare questo prodotto della terra che è il Reboro. Tra poco, tra l'altro, festeggeremo con il Reboro anche attraverso questa manifestazione che è un incontro sicuramente con gli esperti del settore, ma altrettanto sicuramente con il grande pubblico. Sì, il 21 e il 22 ottobre presenteremo sul territorio degli incontri importanti di approfondimento, ma anche una giornata come il 22 di ottobre dove vi aspettiamo numerosi a visitare le cantine che producono questo straordinario prodotto, che proviene dalla tradizione del vino santo, fatto invece con uve di Merlot e di Teroldego, questo incrocio, questo Rebo, che porta a un prodotto di qualità, una qualità che lo metteremo a confronto con tutte le cantine, un prodotto che potrà essere a vostra degustazione, quindi il 22 di ottobre nella Valle dei Laghi.